successo sportivo e di pubblico quello dei campionati toscani assoluti di atletica leggera che hanno tenuto banco nell'ultimo weekend allo stadio di atletica di Arezzo, una struttura che ancora una volta si conferma in grado di ospitare grandi eventi sportivi. Sono state grandissime prestazioni medie, quindi non solo qualche atleta, ma veramente nella media tutti, tantissimi primati personali, tantissime prestazioni di rilievo. Basti pensare che dopo tanti anni nella finale dei 100 metri 8 toscani tutti sotto gli 11 secondi, quindi un risultato di assoluto rilievo. Ancora una volta questa pista si dimostra molto, molto buona e molto prestante. Era quello che ci aspettava una volta quando era stata, insomma, pensata, realizzata, adesso si sta esprimendo, no, per tutte le sue potenzialità. Si sta esprimendo e anche a livello organizzativo stiamo facendo passo dopo passo manifestazioni sempre più importanti. L'anno scorso abbiamo fatto alcuni campionati toscani di categorie giovanili, quest'anno il campionato toscano assoluto è promesso, per il prossimo anno ci sono dei progetti molto importanti, c'è un contratto con la federazione per l'organizzazione di un campionato italiano. Un evento di questo tipo quindi per Arezzo, oltre alla tanta gente, insomma, vuol dire comunque un vanto, si può dire. Sicuramente, pensiamo che se il prossimo anno ci sono i campionati europei, quindi verrebbero qui tutti gli atleti in cerca dei minimi per i campionati europei, quindi l'occasione per gli sportivi aretini di vedere tantissimi campioni italiani misurarsi nelle pedane, nella pista di Arezzo.